Hey Cooge, ben ritrovati dal vostro Andrea91 in questo nuovo episodio di Pokémon Let's Go Eevee Supercut. Oggi cosa si andrà a fare? Andremo innanzitutto nella base segreta del Team Rocket ad Azzurropoli, che si trova qui dentro appunto alla sala giochi, il dispositivo della Sylph che permette di analizzare i fantasmi. Andremo ad affrontare inoltre alla Sylph il Team Rocket e conquisteremo la quinta e la sesta medaglia, rispettivamente da Koga e da Sabrina. Cominciamo quindi combattendo la prima recluta del Team Rocket ed entriamo nel loro nascondiglio. Una volta sconfitta la recluta si può entrare nel nascondiglio Rocket. Sarà comunque molto facile superare le insegne che questo posto ci riserva. Lei dovrebbe essere una spia, ma a quanto pare è Giovanni ad avere la spettro sonda. È lui il capo del Team Rocket. Sì, qui non ce lo fanno vedere, ma sappiamo benissimo che è lui. Invece questo qui, Archer, ci vuole fare il culetto nero, ma saremo noi a fare il culetto nero a lui. Ora lo vedrà. E Archer se ne va. E ora tocca a Giovanni. Giovanni, perdona. No. E così sei riuscito a sconfiggere Archer. Sono davvero sorpreso che tu ce l'abbia fatta ad arrivare fin qui. Il Team Rocket cattura i Pokémon in ogni parte del mondo e li sfrutta per finanziare le sue attività criminose. E io sono Giovanni, il capo di questa organizzazione. Cosa? Vuoi che ti restituisca Cubone? Non dirmi che ti sei intrufolato nel nostro nascondiglio solo per questo. Certo che sei proprio un bambino divertente. E te la farò pagare cara per la tua insolenza. Tranquillo, Giovanni. Faremo una cosa molto veloce. Ti sconfiggerò, tu piangerai e andremo avanti con le nostre vite. Ed infatti, Victor Bell è stato più che sufficiente a sopprimere i Pokémon di Giovanni. Beh, sopprimere, insomma, è un termine un po' forte, però dai. Ho perso contro un bambino? È impossibile! Sei libero di fare ciò che vuoi con quel Cubone. E prendi anche questa. È per scusarmi di averti sottovalutato. Ma quanto sei bravo! Mua. È tempo di tornare alla Vandonia ed usare la spettro sonda. Ma attenzione, questo qui ci darà Sol Canubi. Ora andiamo a calmare la bamba di Cubone. C'è il suo spirito ancora che aleggia in questa torre. È irrequieto e noi abbiamo il compito di mandarlo nell'aldilà. Ecco qua i fantasmini. Questi sono davvero fantasmi, non ti preoccupare. La spettro sonda rivelerà la loro identità. Quanto cavolo è grande Haunter! Eccola qua la scena del fantasma. Via di qui. Andate via di qui. Troppo bello, fatto troppo bene. Oh, è comparso uno spettro ancora più grande. Link, usa di nuovo quella roba, quel dispositivo che ho usato prima. Lo spettro era in realtà l'anima inquieta della madre di Cubone. Dopo aver trovato finalmente la pace, la madre di Cubone è riuscita a partire per l'aldilà. Siamo pronti a salvare il signor Fuji! Eccolo qui. A quanto pare però dovremmo sconfiggere prima Jesse e James per poterlo salvare. Signor Fuji, io le sarei molto grato se adesso lei venisse giù con me, perché qua abbiamo fatto tutto quanto, abbiamo risolto tutto. Ah, un'altra cosa, se mi dai poche flauto così sveglio quei due Snorlax che bloccano la strada. Ah, tu già lo sai! Eccolo, bravo.
Quanto è bravo Mr. Fuji, è molto intuitivo. Posto così, devo pagare nulla? Posto, vabbè, grazie. Ora siamo davvero pronti ad affrontare la palestra. Ho 50 specie di Pokémon precise. E ora vuoi affrontare le sfide della palestra di Fuxiavoli. Ah, ma tu sei Koga allora! Il capo palestra! La mia trasformazione ti ha sorpreso? Questo è solo l'inizio, ti stupirò ancora di più con un turbinio di mosse insidiose. Eppure, sembra a portata di mano. Ma guarda un po', pammete contro un muro invisibile. Dannazione, dobbiamo affrontare un po' gli allenatori allora prima di arrivare a lui. E ora sfidiamo il capo palestra Koga. Yahahaha! Avanti. Un mocetto come te a sfidarmi? Ridicolo, davvero ridicolo. Senti, basta questi giochetti. Il veleno ti corroderà, non avrai modo di resistere. Facciamo una cosa piuttosto veloce che avrei anche altre cose da fare. Preparati ad assaggiare la potenza di un maestro ninja! Yeah! Lui è un ninja. Per quello ha fatto la tecnica della moltiplicazione del corpo. Kagebushin o Jutsu? Weezing. Io ho Dabitre con fossa, non so, faccio lei. Ovviamente lui si è fatto esplodere perché sennò non era contento. E anche il suo ultimo Pokémon, Venomoth, è andato KO grazie al lanciafiamme di Ninetales. Nonostante fosse avvelenato, Beedrill sale di livello e Koga è sconfitto. Hai dimostrato il tuo valore. Grazie, Koga. Sono contento che tu abbia riconosciuto il mio valore. Molto bene, ti sei guadagnato la medaglia Anima. E andiamo così, Ivi. Quinta medaglia conquistata. Bene, allora, andiamo a curarci Pokémon e poi si vola a Zafferanopoli, perché ci sono due importanti cose da fare a Zafferanopoli. Oltre alla palestra, ovviamente, che è una delle cose più importanti, c'è anche il dojo lotta. E lì si può prendere un Pokémon tra Hitmonchan e Hitmonlee. Prenderò Hitmonchan, dato che ho già preso Hitmonlee su Pokémon Let's Go Pikachu. Zafferanopoli può voler dire solo due cose, o meglio, tre se proprio vogliamo contare anche il dojo lotta. Ovvero dojo lotta, palestra Pokémon, ma soprattutto Sylph Spa. La Sylph è sotto attacco da parte del Team Rocket e noi dobbiamo essere noi gli eroi che liberano il direttore della Sylph e quindi tutta l'azienda dalle grinfie del Team Rocket. Ovviamente Jesse e James, che nonostante giochino un ruolo comunque sia marginale nell'opera, sembra però che comunque sia abbiano una parte attiva all'interno del Team Rocket, che comunque sia, sinceramente, a me non può fregare di meno, perché il ruolo è molto marginale, anche se sembrano attivi, quindi... Niente. Ma prima c'è il dojo lotta da sfidare. Dato che sono solo tipi lotta, dovrei andarmi a curare la squadra, seriamente. Ma penso che con Pidgeot ce la faccio. Attacchi d'ala e Eterelama e via. Bene, abbiamo sconfitto anche il capo del dojo karate, quindi possiamo prenderci uno dei suoi Pokémon. Anche se in realtà dice non prendere il nostro emblema come trofeo, non so quale sia il loro emblema, forse quella scritta là sopra. Bene, mi sono preso il Hitmonchan, ora andiamo alla Sylph e poi alla palestra. Pronti ad un altro confronto con Giovanni. Guarda il direttore che barbetta. Presidente, non crederei mica di potermi prendere in giro. Le Master Ball sono già pronte, vero? Pensi davvero che sia così facile realizzarle? E comunque, ora che ho scoperto le tue vere intenzioni, non ho più nessuna voglia di produrre le Master Ball. Cosa? Dovrai anche abbandonare il piano di usare la Sylph Spa per creare una schiera di Pokémon potenti. Nella nostra azienda non siamo abituati a creare Pokémon sfruttando ricerche rubate. Ehi, i patti non erano questi. Pensa ai tuoi impiegati. Se rifiuti di lavorare per noi se la vedranno brutta. Non ti importa di loro? Ehi. Ah, Link, ci rincontriamo. Il presidente e io stiamo discutendo di un affare molto importante. Non ti mischiare nelle faccende dei grandi, altrimenti te ne pentirai. Giovanni, che sarà mai? Ho solo sentito che vuoi sfruttare i Pokémon per creare
una schiera di un esercito. E poi se non, se i suoi dipendenti, cioè no, il presidente, se non fa come dice, i dipendenti se la vedranno brutta. Ma perché devi sempre fare dei piani così intricati? Allora, posto così, amici, come prima, andiamo a fare la birretta. O hai altro da fare? Perché la scorsa volta, insomma, avevi da fare, hai detto meglio se non ci incontriamo più, quindi insomma ti ho lasciato un po' perdere, però se oggi hai tempo, ho perso di nuovo. E mi dai soldi, ma sei un mafioso, dammi più soldi, no? Un Pokémon di livello 45 ce l'ho, quindi la guardia mi farà superare l'esame. Guarda, questa palestra sinceramente è una delle più belle che hanno programmato per questo gioco. È una città praticamente. Ora, non ricordo assolutamente qual è il trix per arrivare subito da Sabrina. Ci ho perso un quarto d'ora su Pokémon Let's Go Pikachu? Perché è tutto un dire. Attenzione, ci sono arrivato! Perfetto! Ma guarda che tipo, guarda come sta. Ma come fa a stare? Non gli fa male la schiena stare tutta quanta piegata? Signorina, se lei non ha fretta, cioè io avrei fretta, però se lei non ce l'ha, boh, possiamo pure fare un po' con calma. Io già da bambina avevo poteri paranormali, tutto è iniziato quando ho imparato a piegare i cucchiai col pensiero. Non mi piace lottare, ma se proprio desideri, ti mostrerò i miei poteri. E lei si illuminano gli occhi. Ma senta un po', a lei non piace lottare, ma avrà provato a sfidare la Lega Pokémon. Avrà sconfitto diverse palestre. Avrà sostenuto un esame ulteriore per diventare capo palestra di Zafferanopoli. Posso capire che non le piace lottare, però un minimo. Aspetta però. Il tipo buio non è molto efficace contro il tipo folletto. Cosa che è Mr. Mime, psico folletto. Però mi ha tentennato per ben due volte, io non tenterei la sorte una terza volta. Andrei con un'idrovampata sicura, che non è sicura. Fa Psychic, quindi Psychic mi toglie un bel po' di punti salute, ma insomma nulla di grave, eh. Una cascata, la risaliamo come i salmoni che tornano dal posto in cui sono nati per deporre le uova e morire. Sì, purtroppo i salmoni una volta che depositano le uova muoiono. Purtroppo è così. Continuiamo a lottare anche se manda Slowbro. Slowbro è acqua psico, quindi morso gli farà un super efficace, un 2x, ma il problema è che Slowbro ha una difesa putende. E brutto colpo addirittura. Quindi lo abbiamo fatto schifo. Ci picchia. Va bene, sweepiamo il terreno, lo ripuliamo. Per togliere appunto Slowbro di mezzo. Slowbro è un Pokémon davvero un bel tank, che se lo fai bulky, se lo facevi bulky nel metagame di qualche anno fa, andava alla grande. A Jinx continua a lottare, tranquillo, ghiaccio psico. Hanno scelto bene i Pokémon per Sabrina in questa gen, in questo gioco. Diamo un bacio, uila! Attenzione signore, attenzione! Jinx missa il baciotto e quindi Zaccoccia, Tentenne non può agire. Una seconda, vogliamo il bis. Facciamo il tris. Il tris. Vabbè, questa volta non missa lei. Mannaggia. Non lo sveglio, voglio vedere che combina. Ah, però non fa mangiasogni. Probabilmente non ce l'ha, nessun suo Pokémon ce l'ha mangiasogni. Mi sono svegliato grazie all'amore che Pidgey si è svegliato grazie all'amore che ha per me. Ma non ho usato le caramelle rare su di lui. Anche perché comunque sia, ce l'ho dall'inizio del gioco, quindi la felicità è al massimo a forza di portarmelo in giro, affrontare allenatori. Alakazam, no, faccio rimanere Pidgey come foraggio, che con uno psichico lo manda KO sicuramente. Però Aether e Lama, che comunque sia la Kazam, difesa speciale e difesa, sta messo davvero male. Attenzione. Attacca.
Wow, l'ho preso benissimo. I livelli sono praticamente pari. E poi non penso di avere un grande attacco speciale con Pidgeot, anche se la tecnica era da stab, comunque sia. Vabbè, andiamo a Blastoise, Morso, e forse ce ne vogliono due. Blastoise ha più attacco che attacco speciale, anche se sono praticamente di pari livello, ed è una cosa pessima per un Blastoise avere attacco e attacco speciale di pari livello. Ah no, è bastato un morso, ottimo. Perfetto, la palestra è completata. Victory Bell a 45, ottimo ragazzi, il team sta venendo su, che è una bellezza. Dugtrio, devo portarlo alla Lega, che deve essere almeno al 60, perché è davvero debole. Come prova della tua vittoria ti conferisco la medaglia palude. Grazie tesoro. Batti qua la coda, ok. Guarda, tutta quanta storta sta, eh. Con la medaglia palude Pokémon fino al livello 70 ricevuti da qualcun altro seguiranno le tue indicazioni. Prendi anche questa calmamente. Il Pokémon che usa questa mossa si concentra aumentando il proprio attacco speciale. E la propria difesa speciale, sì, certo. Tutti hanno i poteri soprannaturali, solo che non se ne rendono conto. Ma veramente ridico una cosa. Io ci ho provato a spostare qualche oggetto col pensiero. L'unica cosa che è successa è l'emicrania il giorno dopo, quindi. Ad ogni modo, Kuj, questo episodio termina qui della Supercut. Dopodomani, che è venerdì, ci sarà il penultimo episodio. E domenica, spero di riuscire a caricarli, insomma, questi due episodi, venerdì e domenica, gli ultimi due episodi della Supercut. Insomma, è ovvio che essendo una Supercut sarà molto molto corta, perché due palestre episodio. Comunque sia, da Zafferanopoli in poi le palestre si fanno abbastanza velocemente, non c'è molto materiale. Ci sono solo la casa, la vecchia villa, la settima palestra e poi l'ottava palestra, che sono che andranno appunto in onda nel penultimo episodio. Ultimo episodio, Via Vittoria e Lega Pokémon. Comunque sia, Via Vittoria sarà sempre tagliata, non ve la mostrerò per intero, quindi insomma. La Lega Pokémon invece sì, insomma, diciamo che alcune parti delle lotte le taglio, ma parti che non hanno grande rilevanza, insomma, all'interno del video. Quindi Gucci, per questo video è tutto. Vi ricordo ovviamente in descrizione il link per Twitter e Instagram. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!